Ciao a tutti ragazzi, oggi impareremo le aree geologiche e come sapete sono l'Arcaico Precambriano, era primaria o paleozoica, era secondaria o mesozoica, era terziaria o cenozoica e era quaternaria o neozoica. E le ere durano milioni di anni e possono essere lunghissime. Allora, adesso iniziamo a parlare con l'era arcaica. Era arcaica da 4,5 miliardi di anni fa a 600 milioni di anni fa. In questo periodo nascono le alghe azzurre e i batteri, i cianobatteri e le alghe, che puliscono l'aria e la rendono respirabile. In questo periodo c'è la formazione di nubi gassose che si diffondono un po' su tutta la Terra. Poi c'è l'era primaria o paleozoica, un'era che dura l'era primaria o paleozoica qui da 600 milioni a 230 milioni di anni fa. In questo periodo si formano i pesci, gli insetti e i rettili e nascono gli organismi pluricellulari. A differenza dell'era arcaica, lì c'erano solo gli unicellulari, qui si formano i pluricellulari. E prima che me lo dimentichi, tra l'era arcaica e l'era primaria, ci sono stati un sacco di anni di vita manifesta e un sacco di organismi che nascevano un po' di lì, un po' di là. L'era secondaria o mesozoica dura da 230 milioni a 65 milioni di anni fa. In questo periodo si formano delle paludi dove i rettili si evolvono e diventano dinosauri e i dinosauri poi invadono tutta la Terra come l'Opterodattilo, lo Stegosauro, il Pteranodonte, il Tirannosauro, l'Argentinosauro e altri. E poi non nasce nessun altro, ma è la seconda era del leone fanerozoico. L'era terziaria o cenozoica dura da 65 milioni di anni fa a 2 milioni di anni fa. In questo periodo i dinosauri si estinguono e compaiono i loro tipo figli e gli uccelli, e i mammiferi. Nell'era quaternaria o neozoica compare il genere Homo e da 2 milioni di anni fa a oggi compare il genere Homo, che parte dall'Homo habilis per arrivare fino all'Homo sapiens sapiens, la specie a cui apparteniamo noi. Spero che vi sia piaciuto questo video e a presto, ciao!